Ciao a tutti, la ricetta che faremo oggi è un ciambellone senza glutine, senza latticini e adatto anche a chi è allergico al nickel, quindi vi lascio la ricetta e buona visione. Gli ingredienti sono 4 uova, 200 g di zucchero, un pizzico di sale, 80 ml d'olio di riso, 160 ml di latte di riso, 250 g di farina di riso, 100 g di fecola, la scorza di un limone, una bustina di lievito o in alternativa una bustina da 10 g di cremor tartaro più un pizzico di bicarbonato. Iniziamo a preparare il nostro ciambellone. Prendiamo le uova intere, le ho messe tutte in una ciotola, aggiungiamo un pizzico di sale e lo zucchero e montiamo con le fruste fino a ottenere un composto molto spumoso. Mi vado a montare. Poi, una volta montate le uova per almeno 5 minuti e aver ottenuto un composto che è chiaro e bello gonfio, aggiungiamo l'olio di riso. L'olio di riso, per chi non è allergico al nickel, può essere sostituito con qualsiasi olio vegetale, cioè dall'olio di semi di girasole, di soia, di arachide, qualsiasi olio. Invece per chi è allergico al nickel mi dispiace. O questo o l'olio extravergine d'oliva. Dopo l'olio ho aggiunto il latte di riso e aggiungo adesso la scorza del limone e riprendo le fruste e continuo a girare. Uniti tutti i liquidi, aggiungiamo le farine. Prendiamo la farina di fecola, la farina di riso e le setacciamo all'interno. Prima la fecola, poi la farina di riso o viceversa uguale. Vado con la farina di riso. Una volta setacciate le farine dentro, riprendo lo sbattitore e continuo a girare. Una volta unite le farine, prendo la bustina di lievito e la setaccio all'interno. Una volta setacciato anche il lievito, continuo a girare con lo sbattitore. Una volta amalgamato il tutto, quindi trasferiremo questo composto in una forma a ciambella oliata e infarinata. Questa è la consistenza che avrà il nostro composto. Adesso lo andremo a trasferire in questa teglia. Una volta trasferito il composto nella forma della ciambella, lo andremo a cuocere a 180 gradi per 35-40 minuti. Fate sempre la prova a stecchino dopo mezz'ora che è in forno. Mettete lo stecchino, se esce pulito, la torta è pronta. Eccomi con il ciambellone cotto. Spero vi piaccia, io ho messo lo zucchero a velo sopra, potete farlo anche voi. Vi ricordo di iscrivervi al canale per non perdere le prossime ricette e di seguirmi su tutti i social, sul blog, su Facebook. Vi lascerò tutti i link nel box informazioni qui sotto. Quindi ci vediamo alla prossima ricetta. Ciao!